Bene, ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua con Striscia la Gorizia che sta facendo un successo veramente stratosferico. Abbiamo con noi l'assessore provinciale di Gorizia, la professoressa Donatella De Gironcoli del Comitato delle Bollette Pazze. Allora, vediamo, andremo a sentire la professoressa cosa ci dice, cosa ci parla, cosa bisogna fare per tutelarsi per queste persone che si stanno veramente mangiando alla grande. Andiamo a sentire la professoressa, l'assessore De Gironcoli. Donatella. In forma, questa settimana abbiamo la professoressa De Gironcoli per le bollette pazze. Poi devo dire al pubblico, cari amici, io sono così fortunato, no? Perché sono bravissimo in italiano, no? L'altra settimana ho avuto la professoressa Rosi del liceo scientifico, questa settimana ho la professoressa De Gironcoli del liceo scientifico, proprio speciale io. Sì, la professoressa Rosi è del liceo classico, però. Ah, liceo classico è diverso, scientifico classico. Sì. Perfetto, vabbè, ecco, quindi ancora meglio, dai. Ancora meglio. Sì. Perfetto, allora, cara professoressa, io vorrei parlare di queste bollette pazze, perché c'è tantissima gente che ha questi problemi, non si sa a chi rivolgere, c'è questo comitato che ha fatto una conferenza a Lucinico, no? Poi ne ha fatta una adesso al Bartolino. Senta, cosa può fare il comitato delle bollette pazze? Allora, noi siamo un gruppo di cittadini e ci siamo organizzati in comitato in maniera spontanea, perché appunto all'incirca 2 mesi fa sono incominciate ad arrivare queste bollette completamente fuori controllo, nel senso che sono in alcuni casi conteggiati dei consumi che non trovano nessun riscontro nella realtà. Avevo io, per questioni mie personali, dovuto frequentare il punto Eni di via Marconi e ho assistito a delle scene che mi hanno veramente indignato, nel senso che c'erano persone anziane che non capivano, disperatamente cercavano una soluzione, una risposta e venivano anche trattate male, ma non solo trattate male, che sarebbe stato il minor problema. Sì. Fondamentalmente venivano loro sottoposti ulteriori contratti che comportavano e hanno comportato il passaggio dal mercato di tutela a quello libero, e molte di queste persone non si rendevano conto di cosa stavano firmando. Allora ci siamo riuniti, un gruppo di persone che comunque fanno o politico o attivismo civile, insomma hanno già un'esperienza anche con altri comitati, per esempio quello contro le biomasse o contro il gassificatore, e abbiamo creato un gruppo un po' così di sostegno, diciamo di consulenza. Sì. E devo dire che i riscontri sono stati molto positivi, perché la prima nostra grande assemblea pubblica che si è tenuta al Culturnidono in marzo ha visto una presenza straordinaria di persone, ci sono state almeno 400 cittadini da tutta la provincia, questo ci ha fatto capire che il problema esisteva, era grosso e andava seguito e monitorato. Da quel momento noi, grazie anche alla collaborazione di altri enti e del patronato ENASC, abbiamo aperto un punto d'ascolto, fondamentalmente uno sportello, come lo chiamiamo noi, che teniamo ogni martedì e ogni giovedì, ogni martedì e ogni giovedì dalle 16 alle 18 a Gorizia, in via Cascino 5 di Domodossola. È importante la lettera, perché via Cascino ha questa corte... è molto grande, sì, questo complesso. E più che altro, il via Cascino è piccola, ma si tratta di quella corte interna a cui si accede dal negozio di biciclette, diciamo, che ha diversi civici. E appunto è 5D, poi insomma si riconosce perché c'è anche il nostro cartello, che ha un gatto arrabbiato, un gatto nero su sfondo giallo, arrabbiato, e il comitato Bollette Pazze, lì ci siamo e cerchiamo di dare una mano, insomma. Esatto. Senta, io ho contattato l'ENI, che mi ha dato il numero di telefono, mi ha detto che venivano, gli ho telefonato, mi hanno richiamato, ho detto sì, verremo a parlare con lei, ma io non li ho mica visti, proprio veramente non hanno voglia di parlare. C'è una cosa che mi dà fastidio, no? Che c'è queste più che prima era tutto naturale, tutto normale, oggi invece somiglia che cambiando discorso, perché oggi si difende poco il cittadino, no? Il cittadino non sa dove andare alla fine, questi cambiano il sistema, uno si trova in un modo che gli aumentano la luce o giocano come vogliono, ecco perché dovrebbe nascere, come è già nato, questo comitato. Per la difesa non siamo un comitato di difesa del consumatore, un gruppo di cittadini. Poi sottolineo, nel nostro caso il tutto è partito dalle
cosiddette bollette pazze ENI, sì. Però in realtà non sono solo ENI, cominciano ad arrivarci da diverse altre compagnie, da Enel, eccetera. Io faccio i nomi perché ho la documentazione, non è che sto parlando a caso. Noi tratteniamo una fotocopia di tutto quello che ci viene consegnato, abbiamo il cosiddetto faldone della vergogna, per cui tutto quello che sto dicendo è supportato, verità. Più che supportato da prove, non è che parlo da carte, prove, sì. Ecco. Allora, sì, è un problema che diventerà sempre peggiore, perché nel 2018, adesso io sono diventata esperta dell'argomento per puro caso, perché se no non l'avrei saputo neanch'io, e insomma un pochino di uno cosa deve... so, sì. Per cui nel 2018 finirà il mercato tutelato e tutti entreremo nel mercato libero, e quindi veramente sarà una giungla, per una cui giungla, sì. Prepararsi non è un male, anche perché effettivamente non esiste più la figura del cliente, dell'utente, siamo un po' tutti polli da spennare e ci scontriamo mi sa che è così proprio, muro di gomma con cui è difficilissimo rapportarsi, perché non esistono più gli sportelli, no? Non ci sono più centri operativi, c'hai i numeri verdi, hai uno sta 20 ore chat lì, online, esatto. E non ottieni quasi mai nulla, ecco, quindi è questa una delle battaglie che stiamo facendo. Infatti noi abbiamo chiesto a tutte le compagnie, perché tanti si rivolgono a noi, è evidente, siamo appetitosi, nel senso che si capisce che c'è un mercato a Gorizia in movimento, dinamico, che vuol cambiare gestore. Noi non facciamo minimamente da intermediari, non è la nostra intenzione, però a tutti rivolgiamo sempre le tre domande, cioè noi chiediamo a un nuovo gestore, comunque a un nuovo fornitore di energia, che sia gas o sia elettrica, tre cose, cioè che i consumi fatturati siano effettivamente reali, corrispondenti a quelli reali e non sovrastime, quindi non strani storici che non si capisce da dove derivino. Poi che la bolletta sia chiara, mentre purtroppo la bolletta 2.0 non lo è, quindi che sia, se si vuole, la si può diciamo riassumere e proporre al cliente in maniera più leggibile, quindi una bolletta chiara, leggibile da tutti, è che ci sia un punto operativo, se non altro un call center effettivamente a disposizione dell'utente, del cittadino, con quale ma sia serio, possibile però risolvere i problemi, non queste cose che abbiamo visto accadere, che questo è tutto documentato, per cui lo posso dire, per cui ogni operatore call center dava un'informazione diversa e alla fine insomma era come se non si fosse neanche fatta la segnalazione. Quindi un appello che faccio a chi ascolta: se avete dei servizi da segnalare, oltre a venire da noi allo sportello, ma indipendentemente da questo, fatelo sempre per scritto, perché se non lo si fa scritti, cioè se si fa voce non è più, o anche raccomandata con ricevuta di tono, se non lo si fa in queste due maniere, ma lo si fa solo con il call center, è come non farlo. Ci sono persone che io ho visto umiliate, persone anziane, anche di un certo livello, insomma abituate a un certo tipo di rispetto, che si sono fidate della parola dell'operatore del call center e poi si sono viste arrivare la diffida dell'avvocato di Eni che chiedeva recupero crediti. Esatto. E loro erano convinte di aver fatto tutto il dovuto, invece così non è. Mi raccomando, chi deve protestare, contestare bollette, mandi tutto tramite scritto, insomma, cioè lasciando traccia scritta. Allora sentite, cari amici goriziani, non è come una volta ai tempi, no? Indietro, che, no, ma, esatto, che uno mi ha detto: dove erano i goriziani quando hanno venduto le municipalizzate? Dove erano i goriziani? Ma veramente io ero in consiglio, in consiglio comunale. Ah, ecco. E abbiamo lottato tantissimo, io proprio c'ero e mi ricordo, io all'opposizione, per evitare lo spezzatino, perché questo è avvenuto, che dalle municipalizzate è stato fatto lo spezzatino e quindi si è venduta la parte più redditizia, che era il gas, e questo è accaduto, quindi Isogas è diventata Eni. Adesso mano a mano stanno seguendo le altre parti dello spezzatino, c'è l'elettricità che è anche diventata da S+, sta diventando Eni, per cui prepariamoci. E mentre insomma la parte meno appetibile, dove insomma, i ricavi non sono così grossi, cioè la Irisacqua. Parte ecco, no. Iris acqua funziona, no, ma l'Iris acqua, ancora Iris rifiuti, ecco, quella è rimasta alle municipalizzate. Abbiamo fatto di tutto per evitare lo spezzatino, abbiamo fatto di tutto perché non si vendesse, non ci siamo riusciti, eravamo all'opposizione, c'è una responsabilità, e questo lo dico, da parte non solo di Gorizia, di tutti i sindaci della provincia che hanno venduto, per portarsi a casa il tesoretto, un tesoretto irrisorio, perché sono stati in tutto poco più di 70 milioni, di cui un terzo alla città di Gorizia, un terzo alla città di Monfalcone e il resto diviso tra gli altri comuni,
che secondo me non ripagano dei disservizi sì. che tutta la cittadinanza sta subendo da un anno a questa parte. Senta, io non posso tanto parlare perché a Trieste c'è le votazioni del sindaco e a Pordenone, ma la chiamerò di nuovo per questo... per questa vendita, questo spezzatino che è andato un po' di qua. Bene,